fra i publisher che in questo periodo stanno facendo parlare di sé, non possiamo non menzionare i ragazzi di Private Division, che dopo Ancestors, The Humankind Odyssey e The Outer World, puntano a lasciare il segno con un altro titolo innovativo e coraggioso, Disintegration. Questo titolo si presenta come un FPS a squadre con diverse modalità, fazioni e armi, il tutto però condito da meccaniche nuove e innovative, che puntano a portare una ventata di freschezza in un genere ormai consolidato. Vesseremo i panni di un pilota di Grab Cycle, un mezzo aereo da combattimento che a seconda della fazione che andremo a scegliere sarà dotato di un particolare tipo di arma primaria, secondaria e truppe di terra. Ed è proprio su quest'ultima caratteristica che il titolo punta a fare la differenza. Infatti noi non saremo semplicemente un pilota, ma siamo al comando di uno squadrone completamente controllabile. Come il tutorial ci ha insegnato, tramite il tasto destro, è possibile infatti impartire ordini alle nostre forze di terra. Che sia un obiettivo da raggiungere o un nemico su cui concentrare il fuoco, il nostro ruolo sarà centrale per coordinare le operazioni di attacco e difesa. Inoltre le truppe a terra non sono tutte le stesse, anche in questo caso a seconda della fazione che andremo a giocare può cambiare il numero degli elementi che comporranno la fanteria e la loro tipologia. Ognuno di loro infatti non ha solo caratteristiche passive, ma è possibile anche attivare le loro abilità tramite l'utilizzo della tastiera alfanumerica. Ad una prima occhiata il gameplay potrebbe essere eccessivamente frenetico e poco chiaro, ma dopo un paio di partite e aver familiarizzato con le meccaniche di base e le armi che abbiamo equipaggiato, comincerete a sentirvi a casa. Inizierete a muovere il Grab Cycle efficacemente in relazione alla mappa e ad assegnare posizioni strategiche alle vostre truppe di terra a seconda dell'obiettivo. Lo shooting è estremamente arcade e nella scelta della fazione sarà cruciale capire quale arma si avvicina di più al vostro stile. Ad esempio il pilota di Lost Ronin ha come arma primaria un fucile che spara raffiche di 3 colpi, i Tech Noir usano un fucile bolt action dai danni elevati e così via. Ogni fazione è modificabile nell'apposito menu. Le caratteristiche sembrano per il momento essere solo estetiche e le varie colorazioni sono acquistabili con i punti in game o dopo apposite sfide. Il titolo gira su Unreal Engine 4, sfruttato piuttosto bene. Esteticamente non fa gridare al miracolo, ma non abbiamo notato grossi problemi. Il framerate sembra essere stabile anche nelle fasi più concitate degli scontri, e da un punto di vista tecnico generale ci sentiamo di promuoverlo a pieni voti. In conclusione, ci troviamo davanti ad un titolo che vuole uscire dalla nebbia ormai fitta degli sparatutto online, aggiungendo con una certa efficacia delle meccaniche tecniche e strategiche che vanno a dare una grossa imprevedibilità e complessità alle varie partite, provando a svecchiare un genere con coraggio e consapevolezza dei propri mezzi.